Buongiorno a tutti cari amici del canale, benvenuti in un nuovo video. Io sono Andrea e nel mio canale tratto di fotografia e di trekking in montagna nelle Dolomiti bellunesi. Oggi vi porto con me, sono a Pieve di Cadore e davanti a questo scenario mozzafiato che vi ho appena fatto vedere nelle parti iniziali del video cercherò di immergermi in una nuova esperienza, in una nuova passeggiata alla scoperta della primavera. Siamo nel mese di marzo e è appena andata via la neve e voglio provare a vedere se con la mia macchina fotografica riesco a trovare qualche fiorellino da immortalare. Sono molto curioso perché nelle scorse settimane ho fatto altri contenuti sempre nella zona delle Dolomiti, però purtroppo non ho trovato particolari scenari floreali, diciamo, da immortalare con la fotografia macro. Comunque non mi dilungo oltre, seguitemi fino alla fine. Se vi piacciono i contenuti del mio canale che parla di trekking e di fotografia, iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video che escono sempre il sabato alle ore 18. Ma andiamo avanti e buon video. Questa strada è veramente meravigliosa, ci dà la possibilità di andare verso il forte di Montericco e proprio lungo questa strada avremo, spero, la possibilità di trovare qualche bel fiorellino che sta crescendo in questo prato meraviglioso. Guardate, abbiamo una vegetazione molto ricca che sta iniziando di nuovo a fiorire, per cui i colori dell'autunno e dell'inverno appena trascorso lasciano lo spazio a delle tonalità più accese, dai colori verdi intensi tipici della primavera. Questa è una passeggiata molto interessante che si può fare dalla piazza di Pieve di Cadore, si può lasciare lì la macchina e ci si deve incamminare nella direzione del forte di Monte Ricco, da dove poi c'è un panorama veramente mozzafiato. La salita è molto leggera, comoda, percorribile tranquillamente a piedi da chiunque. Vi suggerisco questo luogo perché è veramente magnifico. Tra l'altro guardate anche dietro a me cosa c'è, guardate che bellezza, abbiamo delle montagne favolose e un paesaggio veramente molto molto ampio che si apre agli occhi del visitatore. In alto a sinistra il monte Antelao, magnifico, mentre qui abbiamo il monte Pelmo, cosa dire, spettacolare, una delle montagne più belle delle Dolomiti. Davanti a me tutta la valle che porta verso Cortina d'Ampezzo. Ma guardate che meraviglia, qui abbiamo la corteccia di un albero che è stato tagliato ormai diverso tempo fa, sullo sfondo delle montagne meravigliose che sono il gruppo delle Marmarole e sulla destra, adesso in primo piano, abbiamo questi fiori particolarissimi e molto molto belli, hanno dei colori che sono veramente molto interessanti. Bellissimo questo ecosistema, abbiamo questi fiorellini che sono veramente variopinti, abbiamo una monocromia particolare che va dalle tinte del blu, del viola al lilla. Queste sono delle occasioni fotografiche veramente incredibili. Adesso mi fermo con la mia macchina fotografica e provo a ritrarre questi fiorellini perché sono molto molto belli, merita scattarne un'istantanea. Tra l'altro ce ne sono di diversi colori perché abbiamo qualche fiore che tende di più a virare verso i colori del blu, mentre altri vanno più verso il colore del viola, per cui hanno una componente di rosso all'interno del colore maggiore. Ma non mi fermo qui, vi faccio vedere anche la fotografia che realizzo, come la realizzo. Non so se riuscite a sentire, ma qua ci sono degli uccellini che cantano, sembra di essere, di partecipare ad un concerto di voci soliste, guardate, spettacolare. C'è parecchio vento, è una zona molto arieggiata, il che non rende semplice l'effettuazione della fotografia dei fiori perché chiaramente dobbiamo mantenere dei tempi di scatto molto molto rapidi per evitare di avere il mosso nell'immagine. Questa è la tipica situazione in cui ci si trova a doversi confrontare con il vento e con il movimento dei fiori. Come potete vedere adesso provo a realizzare uno scatto, però devo decidere se mettere a fuoco questo fiore qui, questo fiore qui, questo fiore qui. Con la mia macchina fotografica la profondità di campo è ridottissima, essendo una full frame, per cui devo fare una scelta. Non sono un amante del focus stacking, per cui non mi piace effettuare più foto per poi metterle assieme. Voglio realizzare una foto
così come viene, quindi devo essere consapevole del diaframma che vado ad utilizzare. Cerco di tenere un diaframma chiuso per avere una maggiore profondità di campo, ma è chiaro che non può esserci tutta l'immagine a fuoco, ma solo quello che decido che diventi il soggetto principale della mia composizione. Nella fotografia dobbiamo avere la capacità in primis di osservare e poi anche di saper selezionare. Non ha senso riempire in un fotogramma tante cose, racchiuderle tutte. Dobbiamo anche riuscire a percepire quello che è il soggetto principale ed enfatizzarlo laddove è possibile. Nella scena che ho appena effettuato adesso, nella fotografia dei fiori, è chiaro che ho scelto un fiore, non è una foto realizzata così a caso, anzi è volutamente realizzata con l'intento di enfatizzare uno dei fiori presenti all'interno di quel gruppo. Comunque adesso continuo, guardate dietro di me che bella questa passeggiata, ci sono dei faggeti incredibili, molto belli, molto vecchi e anche molto alti. Qui abbiamo Pieve di Cadore, guardate che bel paese, con le marmarole là dietro, veramente meraviglioso. Questa corteccia è incredibile, guardate il muschio, come si attacca e ospita dei microcosmi incredibili. Qui abbiamo un piccolissimo abete che sta crescendo alle basi di questa corteccia di larice. Qui è veramente bello, guardate, abbiamo questo prato che è ricoperto dalle foglie dell'autunno, che sono qui da quest'autunno, e questi fiori incredibili che stanno crescendo, si stanno facendo spazio tra una foglia e l'altra. E qui abbiamo una roccia che è veramente imponente, guardate assieme a me. Abbiamo questa meraviglia della natura che ospita delle perle. Ora mi fermo qui e provo a fare una fotografia, vediamo quello che riesco a realizzare. Ora provo a ritrarre questo fiore qui, però mi è venuta in mente una cosa particolare. Cercherò di tenere bassa l'esposizione con l'intento di dare alla fotografia un mood molto particolare, e cioè creare uno sfondo scuro con il fiore lilla che emerge e che quindi diventa ancora più parte integrante della storia che voglio raccontare in questa fotografia. Fatemi sapere nei commenti quello che pensate della foto che state vedendo in questo momento. L'idea è proprio quella di dare il giusto risalto, il giusto omaggio a questa meraviglia della natura. Che pace, qua è veramente meraviglioso. Lì abbiamo tutta la valle che va in direzione di Belluno, con dei paesi che sono uno più bello dell'altro, e sono arrivato da questa direzione. Guardate che bella questa passeggiata. Vi posso assicurare è tutto molto comodo e vicino al centro abitato di Pieve di Cadore. Pochi passi e si è qui, in questa meraviglia. Tra l'altro c'è un bel silenzio e un clima perfetto. Abbiamo circa una quindicina di gradi sopra zero, c'è il sole e si sta benissimo. Qui abbiamo il Monte Montanel a 2440 metri sopra il livello del mare. Qui abbiamo il Monte Picco di Roda a 2227 metri. E in lontananza, sulla destra, dietro la pianta, il Croda Cruz a 2201 metri sul livello del mare.
La cosa stupefacente è che poi passeggiando ci si trova davanti anche delle piacevolezze come queste. Ora provo a fare una fotografia anche di questi fiori meravigliosi e vediamo se riesco a ricreare un'atmosfera soft ai bordi dell'immagine. Fatemi sapere nei commenti. Che dire, cari amici del canale? Abbiamo visto tanti bei fiori e sono riuscito ad effettuare qualche fotografia che mi ha dato particolare soddisfazione. Ora continuo con la passeggiata e torno verso il centro del paese. Guardate che belli questi larici, veramente inseriti in un contesto particolarmente piacevole. Ora sto andando nella direzione della piazza e finisco il mio giro. Bene, cari amici del canale, e dopo aver visionato alcuni scorci di questo paese meraviglioso, Pieve di Cadore, dietro a me c'è la casa del Tiziano, Tiziano Beceglio, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video, sabato prossimo alle ore 18. Oggi abbiamo parlato di fiori, sabato prossimo chissà. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale e sul sito andreacostagallery.com potete trovare l'approfondimento di tutte le fotografie realizzate, con una descrizione dell'itinerario che ho effettuato oggi. Ciao a tutti e buona giornata!